Un ospite al Vanni Sanna, Mister Elio Gustinetti, che è stata una figura di riferimento per il nostro tecnico, Mister Marco Mariotti. È stato il suo secondo per tanti anni, per lei una carriera da giocatore prima, Atalanta, Udinese, Foggia, e poi una lunghissima carriera da allenatore. Ci racconti qualcosa di questo tecnico che lei ha, insomma, è stato un po' il suo punto di riferimento nella sua carriera sportiva? Ma Marco è stato il mio secondo dai tempi di quando allenavo il Grosseto e poi a seguire tutte le squadre che ci hanno accompagnato nei campionati di Serie B, nei quali ho avuto la fortuna poi di allenare. Marco è un ragazzo al quale sono molto legato, perché è un ragazzo innanzitutto un grande lavoratore, cosa che ogni allenatore vorrebbe avere come secondo e preparatissimo. Ho con grande piacere mi sono concesso una settimana di ferie per venire a trovarlo, cosa che non capita spesso perché ognuno ha i suoi impegni, però avevo voglia e piacere di rincontrarlo dopo un po' di tempo che non ci vedevamo e ho deciso di venire questa settimana a star qui un po' con lui. Mister, tra tecnici, insomma, ci si capisce ovviamente molto bene, poi avendo lavorato e collaborato per diversi anni in tante piazze, sicuramente ci sono anche dei consigli che può dare al tecnico. No, vabbè, consigli, lavorando insieme si cerca naturalmente di apprendere da ogni persona qualche suggerimento. Lui è chiaro che da me ha preso la voglia di giocare sempre palla a terra, di non rinunciare mai a giocare, di insegnare calcio nei limiti possibili naturalmente di quello che si può fare, ma soprattutto di creare, visto che a noi piace allenare molto i giovani, quell'entusiasmo, quella voglia di essere importanti anche se si è giovani, di essere un gruppo, e questo lui lo sta mettendo in pratica in tutte le squadre che poi ha continuato ad allenare da solo. Penso che una delle migliori qualità di Marco sia appunto quella di credere molto nei giovani, di poter dar tanto sotto l'aspetto dell'entusiasmo, ma soprattutto della carica agonistica che a lui non è mai mancata e dei suggerimenti che naturalmente col passare degli anni, avendo avuto anche degli altri allenatori naturalmente, ma quando si è messo da solo è stato molto bravo a centrare tutti questi obiettivi. Io spero che lo riesca a fare anche qua perché è veramente bravo e preparato e a lui sono particolarmente legato e spero che anche quest'anno riesca a centrare gli obiettivi che insieme alle società si sono preposti. Lei ancora non ha visto giocare la Torres, la vedrà domani, però ha visto questo allenamento, che cosa ne pensa? Ha visto qualcosa che, insomma, che le ha fatto scattare un po' una No, molla? vabbè, è chiaro che non conosco ancora bene i nomi, non ho la possibilità, però assisterò a due partite poco alla volta che negli allenamenti riuscirò a capire e vedere poi la qualità della squadra. Ho visto che sta facendo degli ottimi risultati, magari manca qualche punto in più in classifica in alcune partite che magari è il rammarico anche di Marco, non è riuscito a portare a termine con la vittoria che sono state pareggiate, però questo ci sta nel calcio quando si ha soprattutto un gruppo giovane. La cosa che mi ha fatto immensamente piacere è vedere che anche in una rifinitura del sabato questi ragazzi vanno a 1000 all'ora e spero che poi questo si ripercuota anche poi nella partita, perché l'andare forte e veloce nel calcio moderno è importante, però con debite proporzioni ai campionati di categorie superiori ho visto anche una buona tecnica di base. Alcuni ragazzi adesso mi ricordo di averli già visti, che Marco li ha affrontati in qualche partita che ero presente e li ha portati qui con lui, di modo che sarà una settimana di studio anche per me quest'anno, stavolta. Grazie, Mr. Gustinetti. Grazie a voi.